Annunciando la sua morte lunedì scorso, il compagno di tanti anni, Sergio Iapino, aveva detto è andata in un mondo migliore e aveva chiesto ai fan di tutto il mondo di ricordarla nel giorno del funerale. Un minuto di silenzio, un minuto di raccoglimento. Quel giorno è arrivato, il giorno delle esequie di Raffaella Carrà, la donna che per 50 anni ha segnato e condizionato lo spettacolo, il varietà italiano. Un grande omaggio che Roma e tutto il paese sta rendendo alla regina della TV, come è stata ribattezzata oramai da tanto tempo, in un lungo addio cominciato lunedì e proseguito proprio in questi giorni, a poca distanza da dove vi parliamo, dove è stata allestita la camera ardente che è stata chiusa pochi minuti fa e ancora c'erano tantissimi fan a rendere omaggio a Raffaella Carrà, come abbiamo visto lunedì, martedì, fino a poche ore fa, come detto. Adesso è il giorno dei funerali, li commenteremo in diretta. Con me c'è Filippo Di Giacomo, giornalista e sacerdote, che ci aiuterà a raccontare questo momento in cui c'è l'ennesimo tributo a questa grande donna di spettacolo che per tanti è stata un'amica, ci hanno ripetuto, una compagna, un'amica di famiglia che entrava in punta di piedi in casa e che ha segnato le tappe più importanti di tante famiglie italiane, non solo perché in piazza abbiamo visto in questi giorni non solo colleghi provenire da tanti paesi, dalla Spagna al Cile, ad altri paesi del Sud America, ma tantissime persone che le hanno tributato ancora un omaggio. E in piazza per noi c'è la collega Elena De Vincenzo, che fino a poco fa stava intervistando proprio gli estimatori di tutte le età di Raffaella Carrà. Elena. Dove è un alternarsi di lacrime e momenti di gioia. Ci sono fan che improvvisano le parole di Raffaella Carrà attraverso le sue canzoni, quelle che hanno davvero raccontato l'Italia degli ultimi decenni, il cambiamento anche storico di questo paese. Poi la vedete la folla, ci sono tante bandiere che arrivano anche da altri paesi, in particolare dai paesi del Sud America, dove Raffaella Carrà era davvero molto amata. E qui ci sono ragazzi che sono in coda sotto il sole da ore. Enzo, siamo in diretta su Rai 1. Voi venite da? Napoli. Napoli, qui per Raffaella? Assolutamente sì. Hai avuto modo di incontrarla? L'ho incontrata circa 10 anni fa in occasione di uno spettacolo, grazie ad un amico che era un suo fan sfegatato e che è venuto a mancare 10 anni fa, Gaetano, e sono qui anche per lui. Gli promisi che qualsiasi cosa sarebbe successa a Raffaella sarei stato qui per omaggiarla. Che cosa rappresenta per te? Raffaella rappresenta l'infanzia, l'adolescenza, quei momenti di leggerezza. Pensa che quando lei faceva Pronto Raffaella avevo circa 3-4 anni e mia mamma mi raccontava che praticamente l'unico modo per farmi stare tranquillo era mettermi davanti al televisore con lei. Raffaella Carrà per farti stare tranquilla. Sì, sì. Del resto la stessa Raffaella Carrà aveva in qualche modo manifestato il desiderio di un ultimo saluto che fosse anche con il sorriso. Qui c'è il fan club di Raffaella Carrà, loro la seguono praticamente da sempre e lei a loro, con grande riservatezza, senza sbandierare nulla, vi ha anche regalato, Paolo, dei momenti di intimità. Siamo in diretta su Rai 1. Intimità e solidarietà. È vero, tutti la ricordano per il talento e per quello che è stata come personaggio pubblico. Noi siamo qui oggi a ricordarla anche per la sua umanità. Ricordo quando ci convocò in gran segreto, chiedendoci di mantenere il segreto per organizzare tutti insieme un viaggio di beneficenza ad Amatrice. E ci pagò il viaggio, il ristorante, lei fece come ha sempre fatto in vita sua, una grandissima beneficenza, ma ci disse: se il segreto sfugge e qualcuno mi nota da quelle parti io giro la macchina e torno a Roma. Quindi eravamo come missione segreta quel giorno e mangiava tra i nostri tavoli, scherzava, rideva e noi l'abbiamo incontrata molte volte anche su questa, sotto questo profilo qua, e l'amiamo per questo anche tanto così. In questi giorni dedicati a Raffaella Carrà lo abbiamo sentito raccontare più volte,
lei si dava, e se non era in condizioni di poterlo fare, piuttosto restava lontano dal piccolo schermo, restava lontano appunto dai mass media, ma quando c'era si dedicava al lavoro in maniera completa, ai suoi fan, con grande serietà e trasparenza, così come era anche sul lavoro. Qui lo vedete, ci sono mazze di fiori, ci sono Elena, bambole dedicate a Raffaella. In questo momento viene spostato il feretro perché è a pochi metri da qui, perché nel giro di 50-100 metri al massimo si sta svolgendo questa lunga cerimonia funebre, possiamo dire, cominciata 3 giorni fa, il lungo addio a Raffaella Carrà. Vedete, viene portato a spalla il feretro, la bara di legno spoglio, come ha voluto nelle sue disposizioni proprio Raffaella Carrà. Siamo nella sala della protomoteca del Campidoglio, a poca distanza da qui. Adesso ci sarà un breve tragitto, l'ultima parte di questo corteo funebre che era cominciato, lo ricordiamo, martedì scorso, per arrivare nella Basilica di Santa Maria in Araceli, dove ci troviamo. Filippo, è il senso di comunità, questa distanza di pochi metri che divide il Campidoglio da questa basilica? Ma io sono profondamente impressionato dal senso appunto di comunità che nasce dai racconti che abbiamo sentito anche attraverso le interviste appena andate in onda, perché vedete, qui è il luogo dove nel 1143, quando il popolo romano si ribellò a Papa Innocenzo II, ed elesse Giorgio dei Pierleoni patrizio della città, che è nato quel concetto che oggi noi condividiamo, che è il concetto di comune. Comune viene da communitas. Communitas nel latino del IV secolo prima di Cristo significava condividere in maniera, diciamo così, unita agli altri, un munus, un compito, ma significava anche condividere un dono. Ora, questa communitas che si crea, da communitas è una parola importante, perché ci viene, abbiamo detto comune, ma ci viene anche comunicazione e tante altre belle parole importanti. Da questo senso di communitas che nasce, noi ritroviamo proprio il senso profondo di quando si avverte il dono condiviso. E si parlava di tante serate, ma anche di tante altre cose diverse fatte da Raffaella Carrà. Vediamo nelle immagini intanto il compagno di tanti anni, colui che è rimasto al fianco di Raffaella Carrà fino alla fine, Sergio Iapino, e che abbiamo visto in questi giorni sempre con gli occhi lucidi accompagnare Raffaella nel grande tributo che Roma gli ha donato. Roma come città, ma c'è davvero tutta l'Italia, c'è tutto il mondo, tanti paesi del mondo rappresentati qui dai fan che sono arrivati, ed è davvero straordinario l'aver conosciuto in questi giorni non la Raffaella pubblica che era nota a tutti, alle diverse generazioni, ma la Raffaella più privata, quella che aveva tenuto per sé l'amore per i fan, il piacere di scambiare con loro delle chiacchiere anche al supermercato. Abbiamo conosciuto quella Raffaella che stava distante dai riflettori, amava essere una persona qualunque, una di casa, anche senza una telecamera davanti. Ma questo è straordinario, trovare appunto, diciamo, questo senso di communitas che viene a galla, e tra parentesi, in modo conscio, in modo non conscio, ritorno per così dire ai luoghi originari, è della comunitas, la comunione di persone nella gioia di un dono condiviso, e dentro una chiesa dove qui si ritorna tutti, diciamo, si entra ogni volta tutti con lo stesso segno, perché questa è la chiesa del Comune di Roma. Vedrete facilmente sull'arco che avvolge l'altare lo stemma della città e lo stemma dei francescani, che sono qui dal 1250. Intanto è cominciato l'ultima parte del corteo funebre, un tragitto molto breve. Molto breve, l'ingresso sì. del feretro avverrà da una parte laterale della basilica, la vedremo adesso su via dei Fori Imperiali. Intanto all'interno della chiesa vedete i volti di chi è riuscito a trovare posto. Naturalmente bisognerà rispettare il distanziamento. Abbiamo assistito in queste ore al posizionamento di 200 sedie in legno. Normalmente lì non ci sono, ma sappiamo che si devono rispettare
le distanze di sicurezza. Ci sono i banchi dove vanno gli amici, i familiari di Raffaella Carrà e poi tutti coloro che riusciranno a trovare posto. Quel momento di rispetto, di devozione, di silenzio per Raffaella Carrà, invocato proprio da Sergio Iapino, ciascuno lo potrà affrontare proprio dalla propria abitazione con la diretta che offriremo naturalmente per tutto l'arco di questa celebrazione. Sì, ma visto che stiamo constatando l'emergere di questo profondo segno della communitas, pensiamo anche alle tante persone che hanno accompagnato questa epopea, perché vedete, adesso non vuol fare sventolare la bandiera, ma quando la televisione era bianco e nero e canale era uno, ma ci ricordiamo i registi che hanno accompagnato le nostre serate il sabato sera con quelle belle serate dove ci teneva anche Raffaella Carrà in amicizia, ci ricordiamo tutti i tecnici, quell'artigianato misterioso che ha permesso che noi condividessimo anche con qualche polemica da parte dei soliti ben pensanti, che certamente non erano solamente con la tonaca, basti pensare a cosa dicevano altre culture in quell'epoca lì. Esordio nel 1961, Tempo di danza con Lelio Luttazzi, sì. Pensate a che Italia ha trovato in quegli anni e dove è arrivato con grande successo. E poi stiamo per entrare in chiesa e pensiamo anche alle persone che a fianco a quella televisione in bianco e nero dopo cena stavano con noi, magari bambini, e ci permettevano, non ci mandavano a letto dopo Carosello, e ci permettevano di cantare le canzoni e di divertirci con i passi di danza e le musiche. Pensiamo per esempio agli autori delle belle canzoni di Raffaella, ai musicisti che gli hanno messo in mano. No, è un insieme di communitas dove ci sono dei doni gentili, la poesia, la musica, la gioia, la risata, l'intrattenimento, che vengono messi in questo, e tutto questo noi portiamo in chiesa perché lo poniamo sotto il segno di un qualcosa che ci riporta a una realtà dove il più grande, il migliore, il più santo, il più giusto è riuscito a donare tutto, persino la sua vita. C'è uno schermo gigante allestito anche davanti alla Basilica, proprio perché non tutti i fan potranno accedere per seguire direttamente la funzione. Chiedo a Elena De Vincenzo, mentre con le immagini in diretta vediamo le corone di fiori, sono tantissime quelle che abbiamo visto posizionare, arrivare da gente comune, da tanti colleghi artisti. Ieri e l'altro ieri abbiamo assistito all'arrivo di personaggi, di grandi personaggi del piccolo schermo, Pippo Baudo, Renzo Arbore, ieri abbiamo visto il cantautore Renato Zero chinarsi sulla bara, pregare a lungo Rosario Fiorello, che è stato colui che ha accompagnato nell'ultima trasmissione di Raffaella Carrà con una lunga intervista, erano entrati insieme al Dele Vittorie. Torno da Elena De Vincenzo per capire, mentre vediamo il corteo funebre che adesso attraverso Via dei Fori Imperiali arriverà verso la Basilica, chiedo a Elena qual è adesso la situazione in piazza, vedo sempre più gente per l'ultimo saluto a Raffaella Carrà. Sì, è così, lo vedete, qui le istituzioni, i colleghi si stanno preparando perché a momenti dovrebbe appunto arrivare il feretro, mentre con le immagini possiamo tornare su Piazza del Campidoglio, che nel frattempo si è riempita di tante, tantissime persone, davanti a loro c'è il maxi schermo, da lì potranno seguire la diretta in questa piazza, Piazza del Campidoglio, che domina Roma, punto centrale, simbolico, del resto l'abbiamo letto, l'abbiamo visto scritto in tantissimi messaggi, Raffaella Nazionale, c'è la parte pubblica di Raffaella, c'è la parte privata, quella che gli amici naturalmente hanno avuto la possibilità di conoscere, ma lo abbiamo sentito anche prima, è capitato anche ai fan. Vediamo di inquadrare questa piazza in questo momento, a pochi minuti dall'inizio della funzione, le persone tante, ci sono caschetti biondi appunto come quelli di Raffaella Carrà, il maxi schermo, e qui ci sono anche ragazzi e ragazze giovanissimi, siamo in diretta. Tu mi raccontavi qualcosa di straordinario. Sì, assolutamente, per me Raffaella è stata importantissima, un idolo, quasi mamma. E come raccontavo prima, l'ho portata agli esami di terza media come tesina, scienze, portai l'ombelico
e dicevo anche soprattutto di essere veramente fiera, contenta di aver seguito lei, le sue canzoni, la sua esperienza, i suoi esempi, anziché le mode e le generazioni del mio tempo. Sì. Ha segnato Raffaella anche da un punto di vista culturale? Assolutamente sì, ha cambiato la storia, ha dato tanta possibilità alle donne, secondo me, e secondo tutti alla fine. Queste sono le voci, appunto, le immagini, i volti che arrivano dal Campidoglio, l'ultimo saluto a Raffaella Carrà. Ora noi ci spostiamo nuovamente perché davvero fra pochi istanti dovrebbe arrivare il feretro. Qualcuno, prima lo abbiamo visto, cercava di spostarsi per poter arrivare il più vicino possibile per salutare la regina del piccolo schermo. Ci sono persone che sono arrivate qui alle 8:30, persone comuni, cittadini comuni, e questo racconta davvero l'amore, l'affetto per Raffaella Carrà. E la cosa straordinaria che certo raccontano le cronache di questi giorni è che questa donna di spettacolo, che aveva 78 anni, era nata nel 1943, straordinariamente piaceva a quattro generazioni almeno. Abbiamo visto una ragazza di 20 anni dire: ho portato la tesina del mio diploma sull'ombelico di Raffaella Carrà, la storia della TV, la storia dello spettacolo italiano. Abbiamo visto in questi giorni piangere donne di 80 anni arrivare accompagnati dai nipoti, e i nipoti assieme a loro condividere il ricordo di Raffaella Carrà per come l'avevano vissuta, perché c'era la Raffaella Carrà ballerina, la Raffaella Carrà showgirl e naturalmente grande donna di spettacolo, e poi nell'ultima parte l'abbiamo vista, come dire, adeguarsi ai tempi che cambiano. Ecco, intanto nelle immagini la corona di fiori da parte degli amatissimi nipoti, figli del fratello che è scomparso prematuramente. Dicevamo, c'è anche la Raffaella Carrà contemporanea, che era stata giudice in un talent, che aveva incontrato e intervistato i personaggi di oggi, guardandoli dentro. Citavamo prima Fiorello nell'ultimo programma Rai, andato in onda su Rai 3, a cominciare a raccontare Comincia tu, aveva incontrato il maestro Muti, aveva incontrato i grandi di oggi, ed eccola una foto che abbiamo visto campeggiare proprio sul feretro in questi giorni nella camera ardente allestita in Campidoglio. Non aveva avuto figli Raffaella Carrà, eppure sono tanti che la chiamano mamma, aveva adottato dei bambini. No, non solo, ma è stata una delle prime a appoggiare, diciamo così, propagandare, sostenere le cosiddette adozioni a distanza. Però adesso stiamo per tra un poco entrare dentro una dimensione che viene considerata religiosa, e vedremo dei riti. I riti sono delle cerimonie inutili, ma sono necessarie. Inutili perché poi in realtà non hanno, almeno apparentemente, nessun effetto su utile, né su chi diciamo è oggetto, né che assiste al rito, che sta facendo l'intero giro del Colle del Campidoglio, proprio la sede del popolo romano, e sta per entrare nella chiesa del popolo romano, dove ogni anno viene cantato il Te Deum per ringraziare ciò che Dio ha fatto per il popolo romano, dove chi rappresenta oggi il popolo romano ha riportato questa identità condivisa, che è una delle identità di Roma, l'universalità. Quindi. Ma entriamo dentro dei riti che sono necessari soprattutto a noi. Noi abbiamo visto sostanzialmente in questo anno e mezzo quanto è costato a ciascuno di noi la perdita di quei riti con cui ci salutavamo, l'abbraccio, il bacio. Una società senza riti funziona benissimo. Ecco intanto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che accoglierà il feretro, ed era stata lei lunedì, nel momento in cui era stata data dalla famiglia l'annuncio della morte, a proporre subito l'allestimento della camera ardente in Campidoglio. Dicevamo tanta gente comune, tanti colleghi del mondo dello spettacolo, ma le istituzioni hanno omaggiato e reso onore a Raffaella Carrà. Ricordiamo il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, del Presidente del Consiglio Draghi, del Primo Ministro spagnolo Sanchez, che l'ha elogiata in Spagna, era famosissima. E usiamo, sindaca, usiamo la parola gli omaggi di rito, per cui la domanda è: sì, una società senza rito funziona benissimo, siamo stati vivi, abbiamo vissuto anche senza salutarci un anno e mezzo, ma senza riti siamo forse diventati più umani? E questo
E questo è, diciamo, il segno anche di questi messaggi condivisi che vengono. Ed ecco, dicevamo l'ultimo tratto di del carro funebre che arriva verso la Basilica di Santa Maria in Araceli. Abbiamo visto all'interno della chiesa già i volti di molti personaggi dello spettacolo, ma abbiamo visto anche il volto del ministro Franceschini, le istituzioni che rendono omaggio a una grande donna dello spettacolo che ha segnato sicuramente la storia del varietà e dello spettacolo. La RAI ha reso omaggio in tutti questi giorni a Raffaella Carrà. Abbiamo visto all'interno della chiesa l'amministratore delegato Salini, i direttori di Rete. Fino alla notte scorsa sono state proiettate sulla facciata dello storico palazzo RAI di Viale Mazzini le immagini simbolo di Raffaella Carrà, con la diffusione delle canzoni che abbiamo sentito cantare a tantissimi ragazzini proprio in questi giorni. Ecco l'ultimo tratto del carro funebre prima di arrivare in Basilica. Questo è il punto più alto del Campidoglio, gli antichi romani lo chiamavano Arx, Campidoglio ha due punte, questo è il culmine estremo. Abbiamo visto in questi giorni il carro funebre attraversare una Roma attonita, silenziosa, e poi gli applausi nei luoghi simbolo della carriera di Raffaella Carrà. Adesso c'è il momento forse più doloroso, che è quello dell'addio in chiesa, in basilica. Abbiamo visto la sindaca Virginia Raggi salutare i familiari, adesso accolgono il feretro per poi preparare la celebrazione. Come vediamo sono tutti schierati, dicevamo, è chiaro che bisogna rispettare anche in queste ore, in questi giorni, le disposizioni anti-Covid. Lo si fa all'interno della chiesa, lo si fa all'esterno, ecco perché è stato allestito anche un maxi schermo per consentire a tutti i fan comunque di seguire la funzione. Il carro funebre adesso si sta sistemando proprio a ridosso della gradinata. Lo abbiamo visto in questi giorni scortato dagli agenti e dalle motociclette della polizia, degli agenti della polizia di Roma Capitale. Ed ecco il compagno di tanti anni, il compagno di tanti anni seduto sul carro funebre, l'ha sempre accompagnata sino a ieri sera, presente in Campidoglio, dove era stata allestita la camera ardente, ed è stato lui ad accogliere tutti coloro che andavano lì a rendere omaggio a Raffaella Carrà. Lo abbiamo visto intrattenersi a lungo con i colleghi suoi e di Raffaella, Renato Zero, con Fiorello. Quasi si sono messi a scherzare davanti alle foto bellissime. Fiorello ha ripetuto più volte: eccola la regina. E poi, in un momento davvero di grande commozione, ha quasi parlato con Raffaella, un ultimo dialogo tra loro due.
ragazzi, per favore, un piccolo. Grazie. Portata a spalla la bara di legno grezzo, come la stessa Raffaella Carrà aveva chiesto prima della morte, entra dunque all'interno della Basilica di Santa Maria in Araceli e vedete le corone di fiori che la gremiscono, sono arrivate dalle prime ore del mattino. Sistemarla è stato compito non facile, sono arrivate davvero tantissime, con nomi di famiglie, con nomi di artisti, con le istituzioni. Le telecamere della RAI stanno raccontando questi giorni commoventi del saluto, dell'ultimo saluto a Raffaella Carrà. A seguire il corteo c'è una Steadicam, che è una particolare telecamera di ripresa che Raffaella Carrà amava e aveva molto utilizzato nei suoi spettacoli. Ci si avvicina verso l'altare per posizionare la bara e quindi cominciare con la cerimonia funebre, che per volontà della famiglia sarà molto sobria, prevederà degli interventi poi verso la conclusione. Sono presenti nelle prime file, dicevamo, il compagno degli ultimi anni, di tanti anni, sia compagno di vita che di spettacolo, il regista Sergio Iapino. Ci sono gli amati nipoti, figli del fratello scomparso prematuramente. Ci sono i figli di Gianni Boncompagni, le figlie di Gianni Boncompagni, che l'hanno chiamata e l'hanno sempre ritenuta una mamma, per come si è comportata con loro, per come le ha cresciute, per come le ha educate. Sta per iniziare il rito funebre. Il rito funebre è un rito dove ogni volta che accompagniamo un cristiano di fronte a un altare, Gesù ci ripete: io sono la verità e la vita, chi crede in me anche se muore non morirà, vivrà, certo, in eterno. Questa immagine che vediamo, che abbiamo visto in questi giorni, diventa l'immagine simbolo. Raffaella con tutti questi bambini, a ricordare l'amore che ha avuto per i bambini, la promozione delle adozioni, come dicevi in apertura di questa telecronaca. L'abbiamo vista e la famiglia l'ha voluta proprio in camera ardente, e adesso la vogliono anche qui sull'altare, viene sistemata. Tra poco comincerà la celebrazione. Sarà il vicario superiore, frate Simone Castaldi, a celebrare, accompagnato da quattro frati che arrivano da San Giovanni Rotondo, quattro frati cappuccini, per testimoniare la devozione che Raffaella Carrà, il legame aveva con Padre Pio, li sentiremo poi anche durante l'omelia. E queste immagini che arrivano dall'esterno, da piazza del Campidoglio, ci raccontano di quanta gente non è riuscita a entrare all'interno della Basilica, quanta gente seguirà la funzione con il maxi schermo allestito proprio lì, e l'ultimo saluto lo daranno proprio in piazza. Ogni volta che portiamo un cristiano di fronte a un altare, Gesù ci chiede: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi tu questo? Crediamo noi questo? È quello che Gesù ci sta ripetendo ora, in questo momento, a ciascuno di noi. Ogni volta che la morte viene a strappare il tessuto della nostra vita e dei nostri affetti, e tutta la nostra esistenza in fondo si gioca qui su questa risposta, perché Raffaella Carrà oggi, ma ogni cristiano che torna in chiesa sotto il segno che ha ricevuto il giorno del battesimo, il cero battesimale, il segno, il cero pasquale e i segni liturgici, ci pongono su questo abisso tra la fede e la paura. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Oggi sarà piuttosto difficile non essere retorici. Siamo qui per salutare la nostra sorella Raffaella, per stringerci tutti insieme in un abbraccio, i familiari, gli amici, tutta la sua famiglia di sangue, ma direi anche la sua famiglia di cuore. Quello di oggi è un addio che pesa, e spesso il dolore ci attanaglia, e l'unica maniera di difenderci potrebbe essere la retorica. Ma io credo e spero che chi ci salverà da questo oggi sarà proprio Raffaella, che nella sua vita è stata tanto, ma sicuramente non è mai stata retorica.
In questi giorni mi sto domandando se gli artisti sanno quanto bene fanno alle vite che toccano quotidianamente. Ecco, Raffaella io credo che lo sapesse, ma anche ammesso avesse avuto qualche dubbio su questo, credo che in questi giorni il dubbio sia levato. In questi giorni di abbraccio Raffaella si è resa conto di tutto il bene che ha sparso e ha seminato. Un bene che era senza bandiere, senza colore, come l'abbraccio che tutti quanti noi gli stiamo dando. E allora facciamo in modo che questa di oggi sia davvero un'eucaristia, cioè un ringraziamento e una restituzione. Ringraziamento a Dio per tutto il bene che ci ha dato in questi anni attraverso Raffaella e restituzione, per poter restituire un po' di quella bellezza, di quella felicità che davvero Raffaella ha dato a tutti noi in questo tempo di vita. Mentre aspettiamo quella che è la nostra grande speranza, aspettiamo di ritrovarci tutti insieme nella grande festa dello stare insieme, che sono abbastanza sicuro che essendo una festa la troveremo là, la troveremo in prima fila. E allora iniziamo questa nostra celebrazione eucaristica facendo memoria dell'origine di ogni nostra speranza, facciamo memoria della misericordia di Dio, di questo Dio che ha la memoria corta sui nostri peccati. Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio, Padre onnipotente, fonte di misericordia, concedi alla nostra sorella Raffaella, che si è addormentata in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di Lui. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il saluto dei legionari romani all'imperatore, abbiamo riconosciuto e salutato il Signore, nell'orazione colletta abbiamo messo insieme in comunione le nostre intenzioni, ora inizia il dialogo con Lui. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza. In esse non c'è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. La giustizia, infatti, è immortale. Sì, Dio ha creato l'uomo per incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura. Ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Parola di Dio. Così la Sapienza divina nel Libro della Sapienza, capitolo 1, versetti 13-15. Mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Cantate inni al Signore, o Suoi fedeli. Della Sua santità celebrate il ricordo. Perché la Sua collera dura un istante, la Sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite è il pianto, e al mattino la gioia. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre. E così tre strofe del Salmo 29 come salmo responsoriale. Ora il Vangelo sarà letto da Padre Paolo Covino,
un francescano cappuccino del convento, la comunità di San Giovanni Rotondo. Il Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando. Udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato? Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. Parola del Signore. Così il nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo di Marco, capitolo 5, versetti 25-34, all'omelia è stata affidata a padre Francesco Di Leo, che è il rettore del santuario di San Pio da Pietrelcina, San Giovanni Rotondo. Desidero innanzitutto ringraziare Padre Simone che mi ha chiesto di intervenire con questa omelia in ragione di un'amicizia semplice e discreta che lega me ed altri confratelli, alcuni qui presenti, a Raffaella e a Sergio da un ventennio. Da quando cioè Raffaella accettò di inaugurare nel 2001 la neonata Teleradio Padre Pio e il centro delle comunicazioni sociali dei frati cappuccini di San Giovanni Rotondo, oggi evoluti nell'emittente televisiva Padre Pio TV. L'anno successivo proprio Raffaella volle realizzare uno special all'indomani della canonizzazione di Padre Pio nella suggestiva cornice della monumentale Via Crucis di Francesco Messina, accanto al santuario. E da allora ci siamo rivisti, ritrovati più volte in occasioni informali e abbiamo mantenuto contatti telefonici fino a qualche giorno fa, quando Sergio mi preannunciava che Raffaella non stava affatto bene e che ci stava lasciando. Ebbene, carissimi tutti, la notizia della morte di Raffaella Carrà è risuonata in questi giorni come un fuoriprogramma completamente inaspettato e profondamente amaro e doloroso. Ma ancora una volta sperimentiamo la verità di una parola che diventa oltremodo concreta quando afferma: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Raffaella da un po' di tempo
combatteva contro un male che purtroppo l'ha spuntata sulla sua tenacia, sulla sua voglia di vivere, sul suo modo deciso e risoluto di affrontare le prove e le sfide della vita, come del suo lavoro. Oggi, questo impensato avvenimento ci raccoglie intorno al suo silente corpo per invocare la misericordia di Dio ed elevare per lei la nostra preghiera di suffragio. Abbiamo ascoltato una parola che non può e non deve essere confusa fra le tante che stiamo pronunciando in questi giorni per ricordare il talento, la personalità, l'umanità e la bellezza di una donna straordinaria che ha saputo conquistare il cuore di milioni di persone. La parola di Dio, appena proclamata, per noi credenti è verità assoluta e ci richiama alla speranza di una vita che non avrà mai fine. Sergio Iapino, nel suo annuncio di qualche giorno fa, ha detto: Raffaella ci ha lasciati, è andata in un mondo migliore dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre. Ma Raffaella, la più amata dagli italiani e non solo, non è scomparsa per sempre. Si è solo spostata un po' più in là, per citare una sua nota canzone. Si è spostata oltre la porta di questa vita terrena, per vivere, come ci auguriamo, ed è il motivo per cui stiamo pregando, nell'eternità. Un'eternità schiusa dalla misericordia infinita di Dio, e che è certamente molto di più e molto altro rispetto ai colori, alle luci, ai lustrini e alla musica che hanno caratterizzato il suo lavoro professionale. Raffaella è stata di più di quello che si è visto o sentito di lei. Ha fatto bene Sergio a sottolineare nel citato messaggio, prima di tutto, la sua umanità. E quanto fa la differenza in questo mondo. Ciò che tocca il cuore dell'uomo è la capacità di entrare nella lunghezza d'onda di chi ci sta di fronte, la capacità di essere empatici e caritatevoli, anche nella severità di chi è consapevole che la vita di ognuno è qualcosa di unico ed irripetibile e che rende le nostre esistenze su questa terra più belle e più ricche. L'umanità, fratelli e sorelle, è la barca su cui sceglie di salire il Figlio di Dio con la sua incarnazione. Questa scelta ci dice subito chi è Gesù. È il Salvatore, il Signore della vita, che mette in salvo dai pericoli. È colui che fa passare dalla morte alla vita. Mi è sembrato allora quanto mai opportuno far risuonare in questa circostanza i brani biblici che la liturgia ci ha fatto ascoltare due domeniche fa, perché credo possano aiutarci ad illuminare di senso questo momento che ci sovrasta e ci fa riscoprire davvero tanto piccoli e impotenti dinanzi al mistero della sofferenza e della morte, nonché della stessa vita terrena. Il libro della Sapienza, nella prima lettura, ci ha ricordato che il nostro Dio è il Dio della vita, evidenziando il criterio della creazione. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli, infatti, abbiamo ancora ascoltato, ha creato tutte le cose perché esistano. Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità. Lo ha fatto immagine della propria natura. Queste parole in qualche modo ci fanno capire il perché sentiamo forte in noi il desiderio di vita e di immortalità. Siamo stati creati per la vita e non per la morte. Ecco il motivo per cui la malattia e la sofferenza ci fanno paura. Ecco perché in fondo sentiamo che la morte non ci appartiene, non può essere l'ultima parola. Abbiamo fame e sete di vita, di felicità.
siamo stati creati per l'incorruttibilità, per la vita. Ma chi può esaudire questo desiderio recondito dell'uomo? Chi può rispondere a questa necessità? Chi può dare ragione della nostra esistenza e del nostro destino futuro? Chi può dirci la verità su noi stessi? Ecco che la pericope evangelica appena proclamata ci viene incontro e ci offre una pista di riflessione su questo tema. L'evangelista Marco ha posto in evidenza la forza della fede, che ha reso nuova l'esistenza di una donna che portava nel cuore il desiderio di vita, ma che una malattia, il Vangelo parla di perdite di sangue, tormentava al punto da rendere difficile, triste e infelice il suo vivere quotidiano. La malattia infrangeva il sogno di quella donna, che ad un certo punto si spinge in un atto coraggioso di fede e decide di avvicinarsi a colui che aspettava da tempo, convinta che avrebbe potuto fare qualcosa di prodigioso nella sua vita e che finalmente si trova a pochi passi da lei. «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti», dice la donna del Vangelo, «sarò salvata». È bello che la protagonista dell'episodio narrato usi questo verbo. Non dice «sarò guarita», ma «sarò salvata». È il verbo che più si addice quando camminiamo in una prospettiva di fede. L'intervento di Gesù tocca l'intera persona, è totalizzante. La salvezza non è semplicemente la guarigione da una malattia, ma il recupero totale dell'uomo. Lo stesso Gesù dice poi a quella donna: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Vorrei allora invitarvi ad immaginare il coraggio di questa donna che con tutte le sue forze si è fatta spazio tra la folla per arrivare a toccare il mantello di colui nel quale ha creduto e che le avrebbe permesso di realizzare la sua esistenza, di trovare cioè la strada della felicità. È un'immagine che paradossalmente ricalca la parabola della vita di ciascuno di noi. In definitiva, ognuno di noi, anche inconsapevolmente, quando lotta onestamente e con dignità per realizzare la sua vita, la sua libertà, la sua felicità, sta cercando di toccare quel mantello. Sta desiderando di incontrare il Salvatore. Sta puntando all'esperienza della vera libertà. Dio ci ha creati per la vita e ci vuole artefici di una vita buona. Il compianto Papa Giovanni Paolo II, nella lettera agli artisti, alla vigilia dell'inizio del terzo millennio, facendo la distinzione fra creatore e artefice, giunge a dire che l'uomo deve essere artefice della sua vita e scrive testualmente: «Non tutti sono chiamati ad essere artisti nel senso specifico del termine. Secondo l'espressione della Genesi, tuttavia, ad ogni uomo è affidato il compito di essere artefice della propria vita. In un certo senso, egli deve farne un'opera d'arte, un capolavoro». Qui, infatti, non si tratta di plasmare se stesso, di formare la propria personalità, ma soltanto di mettere a frutto capacità operative, dando forma estetica alle idee concepite nella mente. Non è difficile cogliere in queste parole anche l'esperienza umana e professionale di Raffaella. Una volta, parlando con lei, mi disse che non avrebbe mai immaginato una carriera come quella che stava realizzando. Forse, pensai, lei per prima si stupiva del suo talento, che però ha saputo far fruttificare e che l'ha resa una donna carismatica.
e il carisma è un dono elargito non per se stessi, non per una soddisfazione meramente personale, per un proprio tornaconto, ma è dato a vantaggio degli altri. Il carisma diventa efficace quando è reso fruibile da chi ci sta accanto, da chi ci guarda, da chi ci tende una mano, da chi ci percepisce come dei punti di riferimento. Raffaella, credo ci lasci questo insegnamento, questo esempio. Il suo successo professionale, la sua popolarità e la capacità che ha avuto di suscitare sentimenti profondi di affetto e di amore sono scaturiti soprattutto dalla sua umanità e dalla consapevolezza che il suo talento artistico poteva dire e dare molto al suo pubblico, dalla consapevolezza che ogni persona è preziosa e meritevole di attenzione e di rispetto umano. Qualcuno in questi giorni ha sottolineato anche il suo atteggiamento inclusivo. Tutti coloro che entravano in contatto con lei si sentivano compresi e accettati nei loro valori, nelle loro opinioni, nelle loro scelte. Mai un giudizio di valore sprezzante o mortificante, ma sempre e solo un sorriso accogliente che raggiungeva l'altro come una carezza sincera e rassicurante. Carissima Raffaella, quasi 20 anni fa, quando la Provvidenza ti condusse a San Giovanni Rotondo, dichiarasti pubblicamente: «Io mi sto innamorando piano piano di Padre Pio», che a sua volta, in tempi ormai lontani, ebbe a dire: «Quando il Signore mi chiamerà, io gli dirò: Signore, io resto alla porta del paradiso, vi entro quando ho visto entrare l'ultimo dei miei figli». Così oggi mi piace immaginare che sia Lui, il nostro santo confratello, a riservarti una sorpresa, favorendo il ricongiungimento con i tuoi cari, in modo particolare con la tua mamma Iris, con l'amata nonna Andreina, di cui parlavi sempre con tanto affetto e riconoscenza, e con il caro fratello Renzo, che le tue preghiere non riuscirono a strappare a una prematura morte. La dignità ed il silenzio con cui hai voluto congedarti da noi ci conferma nei sentimenti di grande affetto, di stima e di gratitudine che oggi vogliamo ancora una volta manifestarti insieme alla nostra profonda e sentita preghiera di suffragio per te, affidando le tue umane fragilità all'infinita misericordia di Dio, certi che il bene da te compiuto non resterà senza ricompensa. Vai in pace, Raffaella. Goditi il meritato riposo nella fiesta del cielo. Amen. Ma voglio in questo momento fare anche un annuncio. Raffaella è venuta a San Giovanni Rotondo non solo per impegni lavorativi, ma è stata diverse volte anche in forma privata. Ed è suo desiderio tornare a San Giovanni Rotondo. Quindi, non appena avremo la possibilità di organizzarci con Sergio, l'urna di Raffaella farà tappa a San Giovanni Rotondo e poi al Monte Argentario. E così abbiamo appreso la parte privata della credente Raffaella Carrà, pellegrina molte volte a San Giovanni Rotondo e desiderosa che le sue spoglie compiono un ultimo pellegrinaggio davanti alla tomba di Padre Pio. A me piace ricordare anche quando nel 2001
incontro fra Modestino, che dopo la chiacchierata con Raffaella mi diceva: fra Modestino è stato lo storico portinaio del convento di San Giovanni Rotondo ai tempi di Padre Pio. Fra Modestino mi guardò sorridendo e mi disse: ho parlato con Raffaella Carrà. Io gli dissi: no, fra Modestino, Raffaella Carrà che ha parlato con te. Lei scoppiò a ridere e disse: sì, è vero, è così. Lei, nata a Bologna, ha sempre ricordato i luoghi del cuore. C'era Roma, dove per 40 anni ha vissuto. Nel Cristo risorto, poi ci sono queste altre città. Il Padre ci dice che non abbandonerà nel sepolcro il suo consacrato, ma gli darà la vita nuova e senza fine. In forza di questa promessa gli rivolgiamo le nostre suppliche. Ripetiamo insieme: Dio, nostra speranza, ascoltaci. Dio, nostra speranza, ascoltaci. Per la nostra sorella Raffaella, perché accompagnata dalla nostra preghiera, per la divina misericordia, venga accolta nella casa del Padre. Preghiamo. Dio, nostra speranza, ascoltaci. Per la nostra sorella, perché il bene che ha seminato in vita le ottenga il perdono dei peccati e porti frutti di redenzione eterna. Preghiamo. Dio, nostra speranza, ascoltaci. Per il popolo santo di Dio, perché testimoni la vittoria di Cristo sulla morte, impegnandosi a promuovere la vita e la dignità umana, preghiamo. Dio, nostra speranza, ascoltaci. Per noi qui raccolti attorno alla mensa eucaristica, perché ci sentiamo più uniti fra noi e con tutti i fratelli vivi e defunti nell'amore di Cristo che ha vinto la morte, preghiamo. Dio, nostra speranza, ascoltaci. A te salgano, Padre, le suppliche di questa tua famiglia unita nel dolore, ma anche nella speranza della risurrezione. Fa che la fede professata nella preghiera per i nostri morti si manifesti con una vita vicina al Vangelo, per Cristo nostro Signore. Il segno della semplicità di questa cerimonia è legato direttamente alla volontà della stessa Raffaella Carrà, espressa da Sergio Iapino. Non hanno voluto canti, la cerimonia viene accompagnata solo dall'organo. È un organo monumentale, quello di Santa Maria in Araceli, è stato inaugurato nel 1848, dono del principe Carlo Torloni, anche se l'attuale organo è del 1926, è stato ampliato poi nel 1954. Ha voluto solo un tappeto di musiche e unicamente i segni di ciò che possiamo condividere. Con la preghiera dei fedeli abbiamo condiviso il nostro comune sacerdozio. Con quel pane e con quel vino condivideremo la semplicità di ciò che nella nostra vita quotidiana esprimiamo. E come ha così ben detto Padre Francesco Colacelli, siamo sul crinale dove la morte ci pone continuamente. Dobbiamo scegliere se stare dalla parte della speranza oppure dal precipitare nell'abisso della paura. Queste parole ci accompagnano verso una scelta. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto mi sei con il Signore. Non faccio la parte. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceve dalle tue mani questo sacrificio, all'ordine e gloria del suo nome, e il bene nostro di tutta la sua santa. Guarda, o Signore, la nostra sorella Raffaella, per la quale ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Il tuo amore misericordioso l'accompagni e la abbracci, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo Papa Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Raffaella, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Chiara d'Assisi, Pio da Pietrelcina e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la libertà, con la fiducia dei figli, preghiamo le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, ai nostri cuori,
e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli e oggi ogni giorno ripeti a noi: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma guarda la fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il Tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarò salvato. Ci insegna Papa Francesco. Nella sua prima lettera, San Giovanni ci insegna qualcosa di straordinario. Ci dice che il vero nome di Dio è amore. E ci dice anche che chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Credere infatti non è prima di tutto riconoscere qualche verità o principio. Al centro della navata. Quindi chi desidera accostarsi all'Eucaristia viene in processione ricordando per favore di mantenere la distanza di un metro uno dall'altro. Grazie. Credere infatti non è prima di tutto riconoscere qualche verità o principio, ma accogliere l'amore di Dio nella nostra vita. Dobbiamo solo credere in Gesù, fidarci di Lui, accogliere il suo amore e a nostra volta volere bene a tutti. L'amore è più forte della morte. Per questo la strada è far crescere l'amore, renderlo più solido, e l'amore ci custodirà fino al giorno in cui ogni lacrima sarà asciugata, quando non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno. Quindi per noi cristiani, i nostri cari non sono scomparsi nel nulla. Sono anzi vicino a noi, ci accompagnano pieni di benevolenza e ci invitano a non avere paura, a fidarci di Gesù Cristo, a credere che l'amore è più forte della morte e rendere perciò più solido il nostro amore verso tutti. Frate Simone, introducendo l'omelia, ha detto: non bisogna usare la retorica per ricordare Raffaella Carrà, ma mi chiedo, ha detto il frate, se lei si rendesse conto di quanto bene gli volesse la gente, di come lei fosse diventata una di famiglia. Ecco, se c'è un dubbio, Raffaella in questi giorni lo ha eliminato, perché la gente lo ha testimoniato, la gente che sta assistendo sia all'interno della basilica che all'esterno a questa celebrazione. Elena De Vincenzo è con queste persone. Elena. Vedete cappellini, ventagli recuperati un po' all'improvviso. Signora, lei è qui per Raffaella Carrà, siamo in diretta TG1. Sì, sono qua per Raffaella, sono una ballerina, siamo ballerine, siamo state del suo corpo di ballo, una persona meravigliosa che ci ha dato veramente tanto, 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 tanto. E era il minimo omaggiare questa regina. La regina della televisione. Sì, era un applauso. C'è anche chi
ha scelto di portare letteralmente addosso questo ricordo, il ricordo con Raffaella Carrà. Sì, sono qua da Messina per stare il più possibile vicino, è un ricordo che ho di lei. Grazie. Il significato di questa signora della televisione per te? Una parente, un grande affetto nei suoi confronti. Sono cresciuto con lei e la ricorderò per sempre, per sempre. Grazie. Il tucca tucca che ha cambiato non solo la musica ma anche il costume. La indosso proprio perché io canto e tengo ancora vive le sue canzoni in tutte le piazze nella mia Messina, Sicilia. Ho conosciuto Raffaella nell'88 al Raffaella Carrà Show. Ho messo le foto proprio al telefonino e 2 anni fa a Porto Santo Stefano, quando lei è stata madrina, ho portato la rossa a Argentario, esatto, un altro luogo importantissimo per Raffaella. Grazie. Potremmo dire, sentendo queste testimonianze, non solo canzonette, non è solo varietà, è qualcosa che entra nella vita delle persone, che segna i momenti più belli. E oggi abbiamo sentito tante persone di generazioni diverse ricordare Raffaella per uno spettacolo, per una canzone, per un passaggio televisivo o cinematografico che segna un momento della famiglia. Ecco perché lo ricordano le nonne, le mamme, i figli, i nipoti. E questo è una testimonianza forte per Raffaella Carrà e per tutti coloro che sono artisti, che quindi influenzano la vita di ciascuno di noi. Ma io agli inizi mi ero dilungato sull'etimologia di comunitas, come lo usano gli antichi romani, non per caso, perché poi in realtà, soprattutto coi social, siamo diventati tutti quanti, diciamo, attenti a ciò che viene urlato e dimentichiamo ciò che invece viviamo. Signore Dio nostro, il tuo figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi per la sua potenza che per la sua potenza la nostra sorella Raffaella giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ci accomodiamo un attimo, ci sediamo per sentire 2 parole di saluto a Raffaella. È la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che sale sull'altare per ricordare Raffaella Carrà. Grazie Raffaella. Queste semplici parole uniscono tutti noi. Tutti noi che siamo oggi qui in chiesa e tutti coloro che sono in piazza del Campidoglio o nelle proprie case e vogliono salutare una persona che fa parte della nostra vita. Rivolgo un particolare saluto a Sergio, a Gianluca, ai nipoti Federica e Matteo e a tutta la grande famiglia composta dai suoi parenti, dai suoi collaboratori, dal suo staff e dai suoi amici, tanti amici. Un saluto anche al Ministro della Cultura Dario Franceschini. Oggi l'Italia si ferma per rendere onore a una grande donna che è stata anche un'icona del nostro paese e non solo all'interno dei confini nazionali. Qui ci sono tanti giornalisti e cittadini di altri paesi che sono venuti a rendere onore a questa donna. Raffaella, che ha accompagnato anche tante trasformazioni che sono accadute nel nostro paese, dalle conquiste sociali a quelle culturali. E allo stesso tempo è riuscita a entrare nella vita e nel cuore di ciascuno di noi. Io sono convinta che ognuno di noi abbia uno o più ricordi personali legati a Raffaella Carrà, perché era un'artista poliedrica, una cantante, un'autrice, un'attrice, una presentatrice, una ballerina. E chissà quanti di noi hanno cantato segretamente le sue canzoni, e non solo segretamente, o hanno provato a imitarla nei suoi passi di danza, o hanno ascoltato
le sue canzoni e si sono anche emozionati quando, molto prima dell'arrivo di internet, faceva ricongiungere, rincontrare persone che magari per questioni di vita si erano dovute separare, no? Ed avevano vissuto per anni e anni lontane, migliaia di chilometri. Lei era una persona che, come solo i grandi sanno fare, riusciva a parlare a tutti, anche alle persone più semplici. Era un'icona anche pop, a modo suo, e travolgeva tutti con il suo buon umore e con il suo grande rispetto e dignità, con il quale e con i quali sapeva raccontare le storie più leggere e quelle più drammatiche. Uno straordinario successo il suo, dovuto sicuramente a un talento innato che coltivava e accompagnava costantemente con una puntualità e una precisione del lavoro e dello studio, come ci hanno raccontato. E poi forse un ingrediente segreto, che un po' è stato detto oggi, un grande carisma, la capacità di trascinare e travolgere davvero col suo buon umore e con una grande empatia tutti coloro che lavoravano con lei o che solo la guardavano tramite la televisione. E credo che tutti oggi possano concordare quantomeno su un aggettivo che la descrive: indimenticabile. Roma era diventata la sua città e Roma e noi romani non la dimenticheremo. E la televisione era la sua casa. Le televisioni del mondo in questi giorni sono venute a Roma a trasmettere per consentire a tutti di rimanere ancora una volta vicino a lei. E oggi, a nome di tutti, voglio ringraziare la RAI che ha curato la diretta di questo momento, e voglio ringraziare anche Mediaset, La Sette, Sky e tutte le testate nazionali e internazionali che hanno consentito a tutti noi di poter rivolgere ancora un ultimo saluto a Raffaella. Ciao Raffaella, ti vogliamo bene. Grazie per quello che hai fatto e per quello che ci hai lasciato. Carisma di Raffaella Carrà, ricordato dalla prima cittadina di Roma. Non era nata a Roma, ma era diventata la sua città, viveva qui oramai da 40 anni, era nata a Bologna e, come amava ripetere Raffaella Carrà, non ho una sola città. Raffaella Carrà ha scelto il nome di un pittore per dipingere la sua vita. Una vita diversa da quella alla quale era destinata. Da ragazzina voleva fare la coreografa. Disponeva e spostava file di bottoni. Poi queste coreografie hanno cominciato a vederla protagonista. Quando ballava lei, la televisione sembrava a colori anche quando era in bianco e nero. Raffaella Carrà ci ha fatto vedere che un ombelico può essere sensuale ed innocente contemporaneamente, che un'artista può essere italiana ma mai provinciale, riempendo con la stessa naturalezza uno stadio argentino dove un giovane Maradona non riusciva ad entrare e lo schermo di un cinema accanto a Frank Sinatra. Raffaella ha incontrato papi, divi, monarchi e capi di Stato. Spesso erano loro a tenere sul caminetto la foto con lei. Anni fa, quando Raffaella preparava le puntate di Carramba, studiava meticolosamente i dettagli delle persone che avrebbe poi ricongiunto. E non solo perché era maniacale sul lavoro, ma perché si appassionava emotivamente a ognuna di quelle storie umane. Che grande donna, che grande persona e che grande personaggio. Un simbolo che ha scavalcato un secolo e un millennio. Forse solo adesso riusciamo a vedere davvero quello che Raffaella Carrà è stata. Un regalo. Raffaella è una parte della storia di ognuno di noi, della storia del nostro paese. Il suo sorriso, la sua umanità, la sua eleganza d'animo,
legate ad una meticolosa professionalità che fa rima con la sua autenticità, hanno illuminato il nostro quotidiano, insegnando a tutti che cuore, passione e libertà riescono a segnare pagine di storia e non solo quelle della televisione. Grazie Raffaella, l'applauso anche oggi è tutto per te. Grazie di cuore a nome di Sergio e di tutta la famiglia per l'affetto e la partecipazione di tutti voi in questi giorni così dolorosi. Grazie alla sindaca Virginia Raggi e a tutto lo staff del Campidoglio per il grandissimo supporto offerto in ogni momento. Ora, tutti insieme, accompagniamo Raffaella per il suo ultimo viaggio. Fra Simone. Ed è il rito della ultima commiato, dell'ultimo saluto che... Cari fratelli e sorelle, prima di congedarci, salutiamo insieme la nostra sorella Raffaella. Il commiato che in questo luogo esprimiamo manifesti l'amore, lenisca la nostra sofferenza, confermi la nostra speranza. Un giorno abbracceremo di nuovo Raffaella nella gioia dell'amicizia, quando l'amore di Cristo che vince ogni cosa eliminerà per sempre la morte. Il rito della valedictio viene celebrato da padre Francesco Colacelli e padre Nicola Manopoli. La sua esistenza terrena è giunta al termine e ora è accolta nella pace dei giusti. Il Signore che ci insegna a contare i nostri giorni le doni l'eternità felice. L'acqua del battesimo, il profumo dell'incenso che accompagnano il commiato siano memoria dell'amore di Dio riversato nei nostri cuori con il sacramento della rigenerazione e segno di quel sacrificio di lode che è la vita del giusto. Come ha appena detto padre Simone Castaldi, il vice superiore della comunità francescana della Chiesa, padre Francesco Colacelli e padre Nicola Monopoli, due francescani cappuccini San Giovanni Rotondo, salutano a nostro nome la valedictio aspergendo d'acqua benedetta l'acqua con cui siamo stati battezzati e l'incenso, l'offerta che noi doniamo a Dio ogni volta che lo vogliamo onorare, perché una creatura che era nata terrena, rigenerata tramite il battesimo, ormai è entrata in cielo. Abbiamo sentito le parole della famiglia lette dalla conduttrice Lorena Bianchetti. Il grande applauso, l'ennesimo grande applauso in chiesa e fuori per Raffaella Carrà, e non sarà sicuramente l'ultimo. Però, visto che siamo capaci ogni giorno di creare polemiche su polemiche, leggiamo anche i segni che tutta una vita ci ha lasciato. Usiamo tante parole per definire il successo di Raffaella Carrà, di altri personaggi. Cos'era? Un mito, un idolo, una star? Era una creatura che in questo momento ci sta facendo comprendere, ci sta dicendo che tra le tante cose che ci ha dato
ci ha probabilmente offerto anche delle preghiere, e in questo momento noi siamo uniti a questa preghiera che è il risultato di tutta una vita. Certo, spesso la preghiera non viene testimoniata, spesso non viene raccontata, ma quante braccia si alzano verso il cielo. Padre Francesco ci ha detto che Raffaele aveva tanto pregato perché suo fratello Renzo recuperasse la salute e non è stata accontentata, però non ha perso la fede. Quante braccia alzate verso il cielo ci sono in questo momento, dietro tutto quello che per noi era semplicemente disputa, polemiche o modernità o assenza di sacralità, invece dentro l'anima che cos'era? Che cosa c'era dentro quell'anima? Come ci ha spiegato anche Lorena con le parole a nome della famiglia, c'era ben altro, e quello è stato anche donato, e anche per questo diciamo grazie. In quell'applauso c'è grazie anche per questo. Venite santi di Dio, accorrete angeli del Signore, accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Piedi. Ti raccomandiamo, Signore, la nostra sorella Raffaella, perché lasciato questo mondo viva in te. Con il tuo amore infinitamente grande nel perdono, accoglila nel tuo abbraccio benedicente, per Cristo nostro Signore. Amen. In paradiso ti accompagnino gli angeli e al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella santa Gerusalemme. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, la conclusione del rito del funerale di Raffaella Carrà comincia quello che è l'ultimo tassello di questo lungo viaggio, di questo lungo addio che abbiamo seguito in questi giorni per la regina della TV. Ci sono stati momenti commoventi, i familiari avevano ripetuto: non vogliamo ricordarla tra le lacrime, vogliamo ricordarla col sorriso che ci ha donato sempre, con l'allegria che era il tratto distintivo della sua arte, dei suoi programmi, delle sue canzoni. L'allegria che è stata portata dai familiari stessi, con grande fatica, da chi l'ha amata, da chi l'ha apprezzata, da chi l'ha sempre chiamata mamma o amica di famiglia. Oggi però abbiamo visto tutte queste persone che avevano sorriso nei giorni scorsi non riuscire a trattenere le lacrime in chiesa. L'abbiamo visto più volte sulle inquadrature di Sergio Iapino, l'abbiamo visto negli uomini e nelle donne dello spettacolo, l'abbiamo visto negli occhi della gente comune, quelle lacrime che davvero adesso non si riescono a trattenere. Ma diciamoci la verità, noi abbiamo visto sempre Raffaella Carrà, quello che ci mostrava in un mondo pieno di luci, un mondo scintillante, un mondo in movimento, un mondo sempre brillante, circondato da persone una più bella dell'altra, accompagnato anche da tanti commenti che sembravano volare leggeri dentro una certa vacuità. E lei ha scelto di presentarsi davanti alla chiesa il giorno della sua partenza. Praticamente ha voluto la bara di legno semplice. Bara racconta chi era Raffaella Carrà. Non ha voluto niente di scintillante, perché la liturgia cattolica. Ancora un applauso. La liturgia cattolica, se ci si mette, riesce a organizzare riti anche molto più importanti. Cioè, si è presentata davanti a noi così. Araceli, come vedete, tutti si avvicinano, toccano la bara, la baciano. E l'ultimo saluto a Raffaella Carrà, e adesso lascia la Basilica per arrivare nella piazza dove tanti altri estimatori e fan di Raffaella hanno seguito
la funzione grazie al maxi schermo che è stato allestito. Vedete quante troupe sono presenti, ci sono 100 giornalisti accreditati e non solo italiani, è stato ricordato più volte. Elena, all'esterno della Basilica, ci può dire qual è il clima in questo momento lì? Elena. Lo vedete, continuano gli applausi, continuano i sorrisi, ci sono tante persone, i telespettatori di Raffaella Carrà, il suo pubblico, chi ha lavorato con lei. Ecco, sta arrivando, sta uscendo il feretro dalla Basilica, allora cerchiamo di spostarci. Intanto sentite che ricominciano gli applausi, perché dovrebbe appunto vedersi il feretro. Allora anche qui di nuovo dal Campidoglio, chi è arrivato per Raffaella Carrà potrà darle l'ultimo saluto, il suo ultimo viaggio. È stata una piazza sorridente, allegra ma composta. Anche la caratteristica dei fan, di chi ama Raffaella, racconta in qualche modo qualcosa della figura stessa di questa donna, che è stata una donna straordinaria dal punto di vista dello spettacolo. L'abbiamo raccontato tanto in questi giorni, ma abbiamo scoperto non solo attraverso i suoi amici ma anche attraverso chi l'ha seguita, che è stata straordinaria anche con i suoi telespettatori fan. Intanto possiamo raccogliere le immagini che continuano ad arrivare dalla scalinata dell'Aracoeli, dove sta uscendo in questo momento il feretro di Raffaella Carrà. Il silenzio, il momento di preghiera anche qui in piazza, in Campidoglio. E ora l'applauso. Sergio Iapino, proprio nel momento in cui il carro funebre si sta per allontanare dalla Basilica. L'applauso che non finisce mai, è l'applauso che abbiamo sentito più volte in questi giorni. Sergio Iapino che ringrazia tutti coloro che lo hanno aiutato, accompagnato in questo momento così doloroso per tutta la famiglia, per lui che è stato accanto professionalmente e privatamente a Raffaella Carrà per tantissimi anni, fino a dare poi l'annuncio della sua morte lunedì scorso alle 16.40. Raffaella non c'è più, ha scritto, è andata in un mondo migliore, ricordiamola col sorriso e ricordiamola in questi giorni con un momento di silenzio, ne sarebbe contenta, questo ha detto Sergio Iapino. E questo abbiamo sentito ripetere più volte in questi giorni, le testimonianze di affetto che sono arrivate dal suo mondo, dal mondo dello spettacolo, ce le aspettavamo. Quelle della gente comune, così massicce, davvero sono state una sorpresa per tutti, perché ha attraversato mondi paralleli, generazioni lontanissime, ha cominciato con la TV in bianco e nero, ha completato con i social preponderanti e lei era un'icona, ha cominciato, dicevamo, con Lelio Luttazzi, ha chiuso con Bob Sinclair, un grande DJ, scalando le classifiche internazionali e finendo nel film di Paolo Sorrentino che ha vinto l'Oscar. Raffaella Carrà è tutto questo, ecco perché è amata ancora oggi dai giovanissimi ed ecco perché il carro funebre non si muove, perché gli applausi continuano ancora adesso sotto un sole caldissimo a Roma, come è stato in questi giorni, che hanno testimoniato un affetto incontenibile.
raccontiamo che la camera ardente in un primo momento doveva essere allestita per 6 ore, dalle 18 di mercoledì alla mezzanotte, si è capito che non sarebbero bastate, e allora un'altra giornata, quella di giovedì, non è bastata nemmeno quella, stamattina camera ardente, porte aperte per consentire ad altri fan di salutarla, e adesso vediamo quella che è la sua famiglia, lo staff che l'ha accompagnata, i ballerini, gli autori televisivi, molti sono conosciuti, altri lavorano dietro le quinte, adesso sento che qualcuno sta addirittura cantando in piazza. Elena, dimmi se è così, gli effetti che sentiamo è proprio di una canzone di Raffaella Carrà che accompagna quest'ultimo viaggio. Sì, da un lato all'altro di questa piazza si alternano le parole delle canzoni di Raffaella Carrà intonate in modo spontaneo da Piazza del Campidoglio agli applausi, adesso ve lo facciamo sentire qualche istante. Questi sono i collaboratori di Raffaella Carrà, familiari e collaboratori, si avvicinano al carro, toccano la bara, pregano e adesso non trattengono le lacrime. Ci sono riusciti in questi giorni, almeno quando c'erano le telecamere, adesso non riescono, è il momento più duro, quello del distacco. È come vedere il saluto, l'addio di 2-3 famiglie, quella di sangue, i nipoti, il compagno di tanti anni, poi i collaboratori, ha sempre detto la mia casa è stata la Rai, gli studi Rai ci ho vissuto, e poi la gente che la ritiene una di famiglia, una nonna, una mamma, una cugina che ha aiutato a crescere i figli, più volte ci hanno raccontato le persone giunte sino al Campidoglio in questi giorni. Certo, sono immagini commoventi quelle che stiamo vivendo e che stiamo vivendo e guardando davanti agli schermi grazie a questa diretta. Milly Carlucci, che l'altro ieri ha dato una testimonianza diretta e ha chiesto di intitolare degli studi, un auditorium proprio a Raffaella Carrà perché il suo nome resti. Filippo. Ma a me impressiona anche qualcosa di molto, lo vedo come prete, cioè diciamolo chiaramente, Padre Pio, il santo più amato dagli italiani, San Pio, viene considerato un po' dagli intellettuali una specie di culto riservato, che so, ai popolani e ai meridionali. Negli ultimi 20 anni la semplicità di cuore di una persona che stava in un mondo tutto sofisticato ha testimoniato la fede, addirittura con gioia, anche superando le prove scegliendo proprio quella parte lì, e questo spiega perché non sono solo 3 le famiglie, sono molto molto di più, perché sono segni che parlano quelli. Filippo, sono testimone di 2 giorni di pellegrinaggio continuo, senza orari, senza sentire caldo nonostante l'afa, per salutarla in camera ardente. Siamo testimoni adesso della coda per l'ultimo bacio, per chinarsi davanti alla bara, e tutto avviene in un clima commovente da una parte, quasi di festa dall'altro. Si canta, si balla ricordando quello che è stato il suo grande successo, segnato negli anni da continui cambi di stile, sempre avanti rispetto agli altri. Oggi si direbbe un influencer ante litteram, una che ha influenzato il costume, lo ha condizionato e lo ha cambiato. Beh, oggi si parla tanto di quelli che dicono di stare dalla parte della gente, poi di tanto in tanto sorgono persone che amano il popolo, che è diverso, e lo si vede. Come raccontano queste immagini, è sempre Sergio Iapino a raccogliere l'affetto, gli abbracci, le testimonianze, l'abbiamo visto in tutti questi giorni, anche in camera ardente. Ieri sono stato testimone degli abbracci, della lunga chiacchierata in camera ardente con Rosario Fiorello. Fiorello che gli ricordava i momenti più importanti della carriera guardando quelle gigantografie che erano state sistemate accanto alla bara. E poi uno schermo che ha raccontato per 2 giorni di fila quelli che sono stati i grandi successi, gli spettacoli degli anni 60, l'evoluzione degli anni 70, la ballerina e la cantante, la conduttrice e l'influencer, come abbiamo detto, la giudice dei talent, severa ma amatissima,
da chi ha avuto modo di conoscerla, e poi l'intervistatrice, un'altra veste inedita dell'ultimo programma andato in onda su Rai 3. Adesso ci si dispone perché il carro funebre sta per lasciare la piazza, sta per lasciare l'area della Basilica. Abbiamo appreso proprio dai frati francescani che per volontà di Raffaella Carrà ci sarà la cremazione e l'urna poi sarà portata a San Giovanni Rotondo per una testimonianza d'affetto e devozione, una spiritualità che aveva coltivato negli anni lontano dai riflettori, devozione nei confronti di Padre Pio. Poi l'urna sarà spostata in Toscana, un altro luogo del cuore, all'Argentario, come Raffaella Carrà amava definire le città dove aveva comunque vissuto. Elena è ancora in piazza, sta assistendo da vicino a questi momenti davvero commoventi di saluti a Raffaella Carrà. Non so se hai l'opportunità di raccogliere una testimonianza, Elena. Sì, è così, vedete, in questo momento appunto chi non l'ha mai abbandonata nella vita e anche negli ultimi tre giorni sta salendo in auto. Fra pochi istanti il feretro lascerà questo luogo, Piazza del Campidoglio, dove i suoi fan continuano a celebrarla con le canzoni, dove i suoi amici continuano ad abbracciarla per poterla accompagnare in questo nuovo viaggio e in questo momento di dolore, di affetto. Voi siete dei fan di Raffaella Carrà? Sì, fan non è una parola che mi è sempre piaciuta, perché nel suo, per me era proprio una persona di famiglia, cioè io l'ho sentita sempre dentro, mi ha proprio accompagnato, ma proprio come musa ispiratrice, era un qualcosa che andava oltre, per cui questa perdita è qualcosa di grandioso, non ce l'aspettavamo minimamente, rimarrà sempre sempre nei nostri cuori. Le sentite le voci e gli applausi, grazie, che arrivano dalla piazza e dalla scala della chiesa, le manovre, tutto pronto, gli applausi. E questo è l'ultimo viaggio, a questo punto l'addio a Raffaella Carrà, lunghissimo, un unico addio, lungo direi 4 giorni. Roma si è fermata, il paese ha reso omaggio alla regina della TV, alla donna che ha cambiato e condizionato il varietà italiano con evoluzioni continue. Abbiamo visto gli abbracci, abbiamo visto la commozione, e anche in questo ultimo tratto con il feretro sul carro funebre, ad accompagnarlo c'è Sergio Iapino. C'è stato amore tra professionale e privato, tra Raffaella Carrà e Sergio Iapino, l'abbiamo raccontato in questi giorni quando abbiamo scoperto che erano rimasti uniti con un'amicizia fortissima anche in questi ultimi anni. E Iapino è colui che l'ha accompagnata, ha dato la notizia della morte lunedì alle 16.40, l'ha annunciata, e ha accompagnato, ha accolto familiari, amici, colleghi, gente comune, e adesso sta accompagnando la sua Raffaella verso l'ultimo viaggio. Non per viaggio. Nulla il più grande dei mistici cattolici ci ha insegnato che alla fine della vita saremo giudicati sull'amore, e quando discutiamo dell'amore, di quello conforme o non conforme a certi parametri, forse dovremmo ricordarci che se l'amore sarà il nostro giudice, prima di criticare gli amori dobbiamo fare molta molta attenzione. Raffaella Carrà, che era molto riservata nel suo privato, e quello che abbiamo scoperto forse in queste ore più di quello che ci ha raccontato in questi anni, e aveva mantenuto rapporti strettissimi con le persone che aveva amato. Gianni Boncompagni era sicuramente le figlie tra questi, le figlie di Gianni Boncompagni continuano a ripetere: Raffaella Carrà è stata come una mamma, ci ha cresciuto ed è stata vicina. Elena De Vincenzo è ancora lì, vedete che il carro funebre viene scortato ancora dagli agenti della polizia di Roma Capitale, ma la gente non va via, Elena. La gente non va via neanche Mili Carlucci, che lei che ha proposto appunto di intitolare Raffaella Carrà l'auditorium. Spero che succeda, perché sarebbe un bel segno per, non solo per ricordare lei e la donna e l'artista irripetibile che è stata, ma per ricordarci tutte le volte che entriamo che esiste un modo importante di lavorare, che è quello che Raffaella ci ha insegnato, quello che lei, per cui andava famosa, che è il modo serio, professionale, profondo, ma anche appassionato ed umano, che dovrebbe appartenere a tutti quanti noi. Il ricordo più bello, Milly? Tante cose, Raffaella, cioè, è proprio un fuoco d'artificio di momenti meravigliosi. Infatti è chiaro che adesso siamo tutti
accorati, stiamo tutti male, però Raffaella va ricordata col sorriso perché lei è la donna grazie, del sorriso. Grazie, una testimonianza grazie mille, di grazie. Milly Carlucci, grazie a Elena De Vincenzo, e siamo alla fine di questa diretta. Ringrazio Filippo Di Giacomo per averci accompagnato con il carro funebre che va per l'ultimo viaggio con la salma di Raffaella Carraio. Voglio ringraziare tutta la squadra esterna Rai di Roma 4. Continueremo a parlare del funerale di Raffaella Carrà, dell'addio, con il TG1 in onda tra poco. Grazie, buon proseguimento.